Eccoci e ben ritrovati in una nuova top 5 di funzioni nascoste o che magari non conoscevi di Adobe Premiere Pro. Partiamo subito con la funzione sincronizza. Quante volte ti è capitato di realizzare un multicamera e di dover andare magari a utilizzare soltanto un audio giustamente di questi due e andare un po' occhio, diciamo, quindi regolarti in base alle onde audio e andare a sincronizzare le due clip manualmente, ma la stessa cosa vale anche per un video musicale dove magari hai la traccia audio e i playback che hai realizzato. Come fare per sincronizzare il tutto con un click in maniera veloce e soprattutto precisa? Molto semplice, andando a fare questa operazione. Mettiamo le due tracce su due piste audio separate e su due piste video separate. Questo è fondamentale perché altrimenti non funzionerà nulla. Andiamo a selezionare tutte e due le nostre clip con i rispettivi audio e con il tasto destro andiamo su sincronizza. A questo punto questo nuovo pannello ci chiederà quale traccia vogliamo sincronizzare. Gli diamo per esempio la traccia numero 1, clicchiamo su ok e in automatico andrà ad analizzare tutte le onde audio del programma e le sincronizzerà alla perfezione. Come potete vedere ha sincronizzato perfettamente le due clip e adesso possiamo andare a fare tutte le modifiche del caso o anche allungarle e poter realizzare i nostri tagli a sync. La seconda funzione di oggi ci aiuta a liberare la traccia audio dai frame video. Che cosa vuol dire? Ti sarà sicuramente capitato, quando monti o quando realizzi i tuoi video, di essere vincolato con il timing video nell'audio. Questo cosa vuol dire? Che io dopo un po' non posso più zoomare il mio audio e quindi non posso andare a tagliare in maniera precisa, ma soprattutto vedi il cursore si muove di frame by frame e quindi non posso andare a fare un taglio magari più preciso. Come al solito Premiere ci dà la possibilità di farlo, ma è una funzione che non è impostata sin da subito. Per farlo dobbiamo andare qui sul nome della sequenza, tasto destro, e dobbiamo andare a attivare mostra unità di tempo audio. A questo punto noi possiamo andare a zoomare pressoché all'infinito, vedete che vediamo la curva audio in maniera precisissima e non siamo più vincolati da nulla, vedi che mi posso spostare veramente di pochissimo e andare a effettuare tutta una serie di tagli millimetrici e precisissimi. Funzione importantissima soprattutto per le interviste dove magari dobbiamo togliere quell'aggancio alla parola successiva che ci dà fastidio, qui possiamo farlo in maniera precisissima. La terza funzione di oggi riguarda sempre l'audio, infatti vi vado a spiegare come poter dare un attributo a tutta la nostra pista audio. Questo come? Se noi andiamo su finestra, ci spostiamo e andiamo a cercare mixer tracce audio, vedete che ci appare questo pannello. Questo pannello ci permette di alzare e abbassare i nostri livelli, di andare a fare un panning oppure di andare a inserire degli effetti. Ma c'è una funzione nascosta. Se vedete questo pulsante mostra nascondi effetti e mandate, ci apre questo nuovo pannello. Se noi andiamo qui, possiamo inserire tutta una serie di effetti che saranno applicati in automatico a tutta la nostra traccia. In questo modo noi possiamo per esempio dare un compressore piuttosto che un panning o quello che vogliamo a tutta la traccia, quindi ogni clip che sarà posizionata nella pista audio incriminata tra virgolette, nella pista audio dedicata, avrà il suo valore preimpostato. Questa funzione è secondo me essenziale e deve essere utilizzata da tutti nel momento in cui andate a regolare l'audio. Una funzione che non in tantissimi utilizzano, io questo non lo sapevo, però oggi ve la spiego in maniera molto semplice, ovvero quella di andare a lavorare con Premiere Pro anche se si sta esportando un video. Generalmente quello che andiamo a fare noi dopo aver completato il nostro filmato è quello di schiacciare Ctrl+M oppure andare su File, Esporta, File multimediali e andare a selezionare il nome, cambiare i nostri parametri e andare su Esporta. Vedete però che di fianco c'è un'altra voce che è quella di coda. Se noi andiamo a cliccare su coda, Adobe Premiere Pro passerà il nostro progetto a Adobe Media Encoder, che è un altro programma. Eccoci qui all'interno di Adobe Media Encoder, come potete vedere questa è la nostra sequenza che abbiamo deciso di esportare. Possiamo andare a cambiare il nome da questa posizione e tutti i vari parametri come se fossimo da Adobe Premiere Pro
Volendo possiamo farla partire da qui, ma abbiamo tantissimi altri parametri che forse affronteremo, se volete, in un altro video. E ricordiamo che Adobe Media Encoder può anche essere utilizzato per andare a convertire video, quindi proprio un programma di conversion per non andare a scaricare qualcosa online di cui non si sa la provenienza. Bene, Adobe Media Encoder può servire anche per questo. Siamo ormai alla fine, ultima funzione che secondo me è importantissima per Adobe Premiere Pro, ma soprattutto per il nostro lavoro, per il nostro montaggio, ma anche per la nostra salute. Vi sarà capitato di trovarvi in situazioni in cui state cercando le ultime clip per concludere il vostro video e dovete cercarle all'interno del pannello clip e quindi dovete un po' andarvele anche a rivedere per capire quali avete già usato e quali no. Il sistema per capire se le vostre clip sono già state usate è quest'iconcina blu che c'è di fianco. Iconcina blu per il video, iconcina di destra sempre blu per l'audio. Vedete, ho usato 4 volte, eccetera, eccetera. Però come possiamo fare per fare un po' d'ordine e trovare le clip anche visivamente in maniera migliore? Molto semplice. Se noi andiamo in basso, su quest'icona, c'è scritto ordina per e noi possiamo selezionare il tipo di ordine che vogliamo, quindi per tipo di oggetto, per il nome, eccetera eccetera. Però c'è questa funzione che è impiego video. Se noi infatti andiamo a spuntare per impiego video, le clip verranno raggruppate automaticamente in base a quelle che sono state usate e quali non sono state usate, impiego video o impiego audio. Una volta fatta questa operazione basta selezionarle tutte, tasto destro, cliccare su nascondi e come potete vedere non ho più le clip che ho già utilizzato, e questo è un passaggio fondamentale perché ci dà la possibilità di togliere tutte le clip che noi abbiamo già usato e quindi trovare facilmente quelle che ci rimangono per completare il nostro video. Il video di questa top 5 finisce qui, spero vi sia stato utile. Se ci sono delle domande fatecele sapere, scriveteci e soprattutto mettete un like e iscrivetevi al canale di HPV for Learning. Un abbraccio da Tazio Massimi, alla prossima!